Ciao a tutti lettori e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto alla recensione di una collaborazione che ho effettuato qualche mese fa e che non ero ancora riuscita a recensire. Innanzitutto voglio ricordarvi come al solito che qui sotto nell'info box trovate i link a tutti i miei social e in particolare vi consiglio di seguirmi su Instagram perché è il social che uso di più dove parlo di libri, film, serie TV e altre cose intellettuali. Oggi Trattieni il respiro di Deborah Ferraiuolo, un'autrice come me napoletana che adoro da morire. Ho letto diverso tempo fa il suo primo libro che è stato Tutto quello di cui ho bisogno, Trattieni il respiro e il sequel. Non vi dirò granché sulla trama perché non voglio spoilerarvi, rischierei di spoilerarvi appunto il primo libro. Vi basta sapere però che sono passati anni rispetto al primo libro. Ritroviamo quindi un Daniel Myers e una Aurora, non mi veniva il nome, piuttosto cresciuti, parecchio anzi cresciuti, alle prese con una vita nuova che è la vita adulta, con l'arrivo di un possibile bambino e con le complicazioni che una gravidanza può portare. In particolare in questo libro si parla di un caso di placenta previa, che è qualcosa appunto da prendere con le pinze, un argomento super delicato che però secondo me l'autrice ha descritto e narrato molto bene. Si è sicuramente informata per parlare di un argomento simile, ma è riuscita nel suo intento. Troviamo un Daniel sempre più scontroso, scorbutico e fastidioso e un'Aurora sempre più innamorata di Daniel. E troviamo quindi anche le complicazioni che appunto un caso del genere di placenta previa può portare in una relazione, il fatto che Daniel non accetti che Aurora porti avanti la gravidanza, il fatto che ha paura di perdere Aurora durante il parto e che vorrebbe quindi che le abortisse, ma Aurora non vuole abortire, vuole portare avanti questa gravidanza e far nascere suo figlio anche se significa sacrificare la sua vita, cosa che ovviamente non va bene a Daniel che vuole Aurora sempre con sé. E voglio dire, chi la penserebbe diversamente da Daniel, in effetti, cioè sfido qualunque uomo innamorato della propria donna a scegliere tra la sua vita e la sua morte, cioè sceglierebbe la vita, ovvio. Comunque si tratta di un romanzo molto ben scritto, più piccolino rispetto a Tutto quello di cui ho bisogno, che era parecchio più grande. Qui parliamo di 270 pagine per un prezzo di copertina di 15,90 euro. Niente, è un libro davvero commovente che vi strazierà, vi farà morire dentro, ma allo stesso tempo è una lettura anche leggera. Io l'ho letto a luglio, se non sbaglio, che ero in piena estate, avevo appena finito gli esami, in piena voglia di vivere, di andare al mare, in piscina, di divertirmi, e ho pianto. Ho pianto per diverso tempo perché comunque appunto gli argomenti trattati sono molto delicati, trattati con le pinze, però trattati molto bene. Sul retro c'è una frase che secondo me riassume perfettamente l'essenza di questo libro ed è: ci sono dolori che scavano dentro e si insinuano lì, tra gole e stomaco, strappandoti il respiro. Daniel, hai detto tutto. Cosa che ho apprezzato particolarmente è stata la scelta dell'autrice di inserire dei sogni che in qualche modo sono sogni premonitori o comunque durante un periodo in cui uno dei due protagonisti, non mi svelo chi perché altrimenti mi svelo troppo, è in ospedale in una sorta di semincoscienza, chiamiamolo coma, comincia appunto a sognare e ci saranno delle scene che vi faranno piangere, letteralmente, che vi faranno capire delle cose, ma la cosa più bella, secondo me, sono i sogni premonitori di Dance. Sono una cosa meravigliosa che dici, ma com'è possibile che lui riesca a sognare quello che accadrà davvero? E poi in qualche modo, anche se non proprio uguale, accade e quindi
è qualcosa che va oltre la comprensione umana, ma che molto spesso accade anche a noi nella nostra vita ed è quindi un qualcosa di meraviglioso. Lo stile dell'autrice, come dicevo prima, è molto semplice, molto leggero, molto fresco, che però tratta in modo adeguato tutti gli argomenti che vanno trattati. Se vi consiglio di leggere questo libro, la risposta è assolutamente sì, perché oltretutto appunto tratta argomenti importanti di cui secondo me dovremmo conoscere qualcosa in più. E anche soltanto leggere attraverso un libro come dei protagonisti se la passano in situazioni del genere è comunque di aiuto e ci permette di capire qualcosa in più rispetto a quella malattia, patologia, situazione. Questo è il mio brevissimo parere, non mi dilungo oltre perché voglio evitare appunto di farvi spoiler non essendo il primo libro di una serie, però avevo promesso la recensione all'autrice, quindi eccola qua, a novembre in super ritardo, ma c'è. Tra l'altro io sto registrando il 2 ottobre con questo calore, questo video uscirà a metà novembre. Probabilmente farà freddo, ma sono dettagli. Come al solito vi ricordo che potete farmi tutte le domande che volete circa il libro qui sotto, vi lascio anche il nickname dell'autrice in caso vogliate seguirla o trovarla su Instagram e niente, se il video vi è piaciuto mettete like, lasciate un commentino e condividetelo con la vostra famiglia, parenti, genitori, amici, fratelli, gatti, cani, topi, elefanti, coccodrilli e anche l'aquila reale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!